Ecco il primo occhiolino, buonasera. Buonasera. Buonasera a chi si sta collegando. Vediamo, non sono sola come voi sapete. Vediamo se riesco ad invitare la nostra amica Paola. Ciao, benvenute. Eccola qui, vediamo un po'. Aspettiamo Paola che arriva tra di noi. Speriamo di uscire. Buonasera, buonasera, buonasera a tutte. Benvenute. Eccola, eccola la nostra Paola. Ciao, ciao Paola, benvenuta. Ciao Katia, mi Ciao, vedo scusa. malissimo, come mai? Eh? Mi vedo sotto, praticamente in ombra. Tu mi vedi bene? Ah, ok, allora no, è un Sì. problema come l'altra volta che ti ho È un chiesto problema di luci, forse. di vedere. No, 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 forse perché mi hai chiamato te, non lo so, forse per questo. Però mi sentite bene? Sì. Sì, Ah. benissimo. Ok, allora basta. Benissimo. E poi io ti vedo dal computer, ti vedo anche bene sul computer, quindi è un problema forse dello schermo del telefonino, perché sul Sì, computer perché ti vedo vedo bene. vari commenti sopra alla mia immagine, quindi non. Sì. Allora, diamo il benvenuto a tutte quante. Benvenuti a tutti quanti, ciao. Benvenute Sono 13 persone, vabbè. a tutte. Sì. Simonetta, ciao, Loredana, Anita, Patrizia, Nadia. sì. Tutte Ciao le persone Sebastiano. che si stanno collegando adesso, benvenute. Sì. Allora, speriamo che il computer non mi fa i capricci per farmi leggere i commenti. Eccolo qua, bravo, 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 bravo. Allora, benvenute a tutte. Questa sera staremo un altro paio d'orette insieme con Paola. Vi stiamo viziando un po' in questo periodo. Veramente, ormai siamo sempre qua. Sempre qua. Presto però ritorneremo credo alla normalità, però intanto in questo momento vi facciamo compagnia, a noi fa piacere farvi compagnia. Ciao Katia, vedo tanti cuoricini da parte di Katia, buonasera. Buonasera, Katia Danieli. E che dice Katia? Aspetta, la leggo, aiuto, aiuto. Buon Katia. Ah. pomeriggio, ci saluta, ci saluta. Ah, Allora, bene. come al solito, solo messaggi, perché così diamo la possibilità a più persone di ricevere una risposta e i messaggi che arrivano, come voi ben sapete, avete compreso, che poi risuonano anche nei cuori di qualcun altro. E quindi fate tesoro dei nostri messaggi. Ciao Giorgio, che piacere, ciao. E quindi niente, partiamo. Sì, perché sto vedendo che stanno già facendo delle domande. Noi Sì. Senza rispondiamo solamente così, senza voler domande. fare domande. L'importante è che mettete magari la data di nascita e basta. Brava, sì. Bene? Brava. Perché vedo che stanno già mettendo delle domande. No, senza domande, sono messaggi. Per le domande poi magari in privato approfondiamo quanto più volete, insomma. Sì. Facciamo l'apertura del cerchio. Io se non apro con il cerchio non mi sento a posto con gli angeli. Va bene, Allora dai. chiediamo agli angeli, agli arcangeli, a tutti gli esseri di luce di scendere qui, di aprire questo cerchio. Noi gli diamo il permesso di lavorare con tutto il gruppo affinché si formi un cerchio di luce, un cerchio in connessione, dove l'energia angelica possa fluire e possa arrivare nei cuori di tutti, soprattutto di chi ne ha più bisogno, e che tutti i messaggi che arriveranno questa sera possano vibrare anche nei vostri cuori. Per tutti questi motivi noi accogliamo gli angeli tra noi e gli diamo il benvenuto. Grazie, grazie, grazie. Grazie, Allora, comincio io, cominci te? grazie, grazie, grazie. Come vuoi? È uguale. Si sente la musica troppo alta? No, non c'è, cioè io sto sentendo la mia perché l'ho messa, però
No, no, non sento la tua, quindi va Ok, forse bene. non dà fastidio. Ok. Allora, vado. Sì, vai. Alice Cirrincione, mi è apparsa lei. Che fortunato. Vediamo un po' che cosa c'è per te, Alice. Fai un respiro profondo. Arriva l'Arcangelo Giofiel, che ti dice devi portare un pochino di pazienza, i tuoi sogni si avvereranno, si è messo già tutto in movimento affinché qualche progetto possa andare in porto. Devi avere pazienza perché ci potrebbero essere dei ritardi, ma questi ritardi sono positivi perché è come se si stessero prendendo cura di questo appunto progetto per far sì che poi possa realizzarsi nel migliore dei modi. Quindi porta pazienza e pensa positivo, cura questo progetto con i pensieri positivi. Grazie. Allora, io ho visto Cinzia Ceracchio, Sì. seconda fortunata. Allora, Cinzia Ceracchio, adesso ti darò un messaggio dagli arcangeli, vediamo cosa arriva per te, quello che hai bisogno di sapere in questo momento, Cinzia. Un messaggio speciale. Hai bisogno di capire, di sapere in questo momento. Qua, intanto, vedo che c'è già bello pronto l'Arcangelo Michele, mi dice che ti sta proteggendo, che ti sta avvolgendo con il suo manto e che ti sempre avvolta dalle tue ali. E poi c'è l'arcangelo Ariel che ti dice invece che sei pronta ad aprire le tue ali invece e che sei pronta comunque ad andare avanti, a connetterti col tuo sé superiore. C'è l'arcangelo Azel che ti dà questa informazione che tu hai comunque il dono di saper comunicare attraverso le parole. Con le persone che tu hai questa possibilità proprio di avere l'arcangelo Azrael vicino e ti dà quest'aiuto quando comunichi con le persone che tu hai questo dono come counselor. Quindi questo è il tuo dono divino. E per te ci sarà un lieto fine riguardo a quello che stai chiedendo, ti diceva l'Arcangelo Michele. E sicuramente entro il 2021 tutto questo, che magari avevi un pochino di blocchi, sarà comunque realizzato, tutto quello che stai chiedendo, entro il 2021. Un abbraccio. Grazie. Allora, Giorgio Laura Neri, perché mi ha dato l'occhio sul tuo nome. Allora, vediamo un po' che cosa ti vogliono dire gli angeli. Arriva per te l'Arcangelo Sandalf, buon Giorgio, che ti dice che devi prendere coscienza a piene mani dei tuoi talenti, perché i tuoi talenti sono tanti, li devi riconoscere. Li devi ancora non li hai tirati fuori tutti, è come se ne devi riconoscere altri, perché la tua missione è quella di aiutare te stesso, sì, ma soprattutto quella di aiutare gli altri. E i cristalli, guarda, te la faccio vedere. I Wow, cristalli bello. ti dicono di approfondire con i cristalli. L'energia dei cristalli è molto importante per il tuo cammino. Ti permetterà di pulire, di eliminare e di cancellare tanti blocchi. Ti aiuteranno molto nel tuo lavoro. L'Arcangelo Michele ti è vicino proprio perché ti permette di eliminare tutto ciò di energia bassa che c'è. Ma non solo per te, ripeto, anche per gli altri. Quindi l'Arcangelo Michele ti dice inizia
ad usare i cristalli nel tuo lavoro, perché i cristalli sono un ottimo mezzo per te. Fai tesoro di questo, Giorgio. Grazie. Allora, ho visto il nome di Rita Fogliani. Vediamo Laurita. cosa arriva anche per te, Fogliani, dagli arcangeli, che cosa hai bisogno di capire, di sapere in questo momento. Vediamo Rita Fogliani. Ok, eccolo qua. Dice che tu hai fatto un bel investimento. E che questo investimento lo stai comunque per portare avanti con un bel raccolto, quindi devi avere ancora un po' di pazienza e vedrai che poi ci sarà anche la possibilità di fare altri progetti dove ti porteranno la pace, dove ti porteranno a lasciare andare il passato e ci sarà comunque la possibilità di ricevere attraverso questo raccolto. Oh, è saltata Paola. No, c'è saltata la linea. Aspettate che proviamo a farla riaggiungere. Mi dispiace proprio mentre leggeva Rita Fogliani. Aspettiamo un attimo perché mi dice che la sta aggiungendo di nuovo. Altrimenti andiamo avanti e poi Paola ci raggiunge. È saltata sicuramente, c'è stato uno sbalzo alla linea. Si sta aggiungendo, mi dice, c'è stato sicuramente uno sbalzo di linea. È accaduta, peccato. Allora, mentre si aggiunge, perché aggiunta in corso, mi dice. Ecco, vediamo un po'. È caduta la linea di Paola, mannaggia. Eccola, proviamo ancora. Eccoci, non so Sei come spesso perché qui caduta abbiamo mentre un vai. po' di dubbio. Stavi parlando di Rita Fogliani, ridiglielo da capo perché sei caduta a metà. Sì, evidentemente c'è stata troppa energia. Quindi Rita Sì. Fogliani, stavo dando il messaggio a te, dall'Arcangelo Ariel, che ti dice proprio che tu hai investito tanto. E che in modo saggio, quindi stai quasi per raccogliere tutto quello che tu hai investito, quindi devi avere ancora un po' di pazienza e ci saranno comunque dei progetti dove andrai avanti e lascerai andare il passato dove comunque invece questo futuro collegato a questo investimento ti porterà veramente tanta ricchezza, tanta pace. Devi solamente lasciare andare e fidarti di Dio. E anche, soprattutto in questa luna piena, ti dice l'Arcangelo Haniel che devi cercare proprio di mettere per iscritto i tuoi desideri e di lasciarli. In modo che tutte le paure, tutte le incertezze possano svanire. Quindi fai questo lavoro collegato alla luna piena. Grazie. Allora, Iacovitti, vediamo un po' Iacovitti, che cosa ti dice, che messaggio ti arriva. Arriva vicino a te l'Arcangelo Metatron, che ti dice, lavora molto sul tuo bambino interiore. Il tuo bambino interiore ti sta richiamando la sua attenzione. C'è bisogno che tu tiri fuori di più la tua parte bambina, la tua parte fanciulla, la tua parte sensibile. Probabilmente stai attraversando un momento di tante responsabilità, magari tanto lavoro, e invece ti dicono gli angeli, ti dice Metatron in particolare, un po' di leggerezza, perché fai come i bimbi,
ogni tanto fermati e gioca un pochino, perché il gioco riporta equilibrio. Fai sport perché lo sport ti permette di tirare fuori lo stress e quindi ti aiuta nel far uscire il tuo bambino interiore, la tua leggerezza. Per quanto riguarda il tuo lavoro, probabilmente ci sarà presto una gratifica, accadrà qualcosa che ti gratificherà molto, sia per quanto riguarda il tuo lavoro ufficiale, oppure se hai una passione che stai coltivando, che non è ancora un lavoro, sicuramente ti arriverà una gratifica, un riscontro importante che farà proprio rallegrare il tuo cuore. Gli angeli ti dicono continua così, continua su questa strada, stai crescendo molto e vai, dai spazio alla tua bambina interiore. Allora, ho visto che Simone Martino gli chiede un messaggio per la sua mamma che non sta tanto bene. Allora, vediamo cosa arriva per la mamma di Simone, Rosalia. Cosa ha bisogno di sapere in questo momento? Vediamo quale arcangelo vuole dargli un messaggio speciale alla mamma di Simone, Rosalia. Vediamo. Allora, c'è l'Arcangelo Michele che dice che la tua mamma ha bisogno di dare un taglio ai cordoni collegati al passato. Quindi proprio ci sono dei comportamenti che lei è come se si sta punendo da sola, ma è qualcosa che è successo nel passato e lei in questo momento ha tante paure e è qualcosa comunque da lasciare andare. L'aiuto dell'Arcangelo Michele e non ti devi preoccupare per la tua mamma Rosalia perché vedo che ci sarà comunque la fine di questa situazione in cui sta vivendo in questo momento e che sarà libera, comunque sarà di nuovo felice. Quindi però deve mettersi proprio il passato alle spalle e potrebbe l'Arcangelo Michele le darà comunque una bellissima idea che deve mettere in pratica questa idea, quindi l'unico blocco, dice l'Arcangelo Michele, sarebbe quello di poter comunicare in modo chiaro questa idea. Quindi l'aiuto dell'Arcangelo Michele per 3 volte è arrivato per la tua mamma Rosalia. Grazie. Bene, Teresa di Pasquale. Arriva anche per te l'Arcangelo Metatron, che ti dice c'è una grande verità nascosta dietro di te e ti ricorda che la vita è semplice e che spesso le soluzioni sono proprio dietro l'angolo, sono molto semplici e tu non te ne rendi conto perché è un momento in cui probabilmente vedi tutto molto complicato, probabilmente hai dei pensieri e invece no, lui ti dice Metatron, liberati di tutti i condizionamenti, perché se tu fai spazio, se tu ti liberi appunto di tutto questo, ti renderai conto che la soluzione non è poi così difficile. Trascorri più tempo nella natura, ti dice, perché è proprio lì che permetti ai tuoi angeli di ripulire il tuo campo aurico. E di far sì che le tue idee siano più chiare, il tuo intuito sia più chiaro ed è proprio lì che potrai trovare le risposte che stai tanto cercando. Se ne hai la possibilità, sarebbe bello che tu potessi staccare la spina, di fare anche una breve vacanza, un breve weekend, uscire un po' dal contesto di tutti i giorni, perché questo ti permetterebbe proprio di liberare la mente e trovare con più facilità le soluzioni che stai cercando. Grazie. Allora, Claudia Zurgo, vediamo cosa arriva per te dagli arcangeli. Claudia Zurgo, cosa hai bisogno di capire, di sapere? Claudia Zurgo. Eccoci.
Allora, c'è l'arcangelo Samuel che ti dà proprio l'arcangelo comunque dell'amore, l'arcangelo delle relazioni, l'arcangelo che porta, qua mi parla proprio di un'anima gemella, non so se tu hai già questa persona vicino, ma se non ce l'hai già, sta arrivando, è proprio qui che te la porta l'arcangelo Samuel. E l'arcangelo Ariel invece si dice che è importante che tu trovi l'equilibrio, perché ci sono tanti progetti, tanti lavori che vuoi fare contemporaneamente e questo ti porta un attimino a non avere equilibrio. E soprattutto ti dice che tu hai bisogno anche di fare qualcosa che ti piace, quindi che ti fa divertire, non deve essere solamente un lavoro, eh? E vediamo l'ultimo, riprenditi il tuo potere, ti dice l'arcangelo Raziel, perché Dio comunque che ti ha dato questo grande potere e tu devi usarlo con la gioia, con la felicità, collegato proprio a tutto quello che vuoi realizzare nella tua vita. Bellissimo, grazie. Bene, allora Loreta Lisa 5, vediamo un po'. Arriva per te l'arcangelo Azrael, che è l'arcangelo della trasformazione. Lui ti dice che hai tanti talenti da tirare fuori ed è arrivato il momento che tu ne tragga beneficio e ne porti consapevolezza. Gli angeli ti stanno assistendo affinché tu veramente possa riconoscere il grande potere che hai in te. Sei venuta su questa terra, mi dicono gli angeli, proprio perché hai una missione importante da compiere. E spesso, quando ti senti sola, quando ti senti con dei problemi, chiedi l'aiuto agli angeli e gli angeli vogliono proprio aiutarti. Perché più volte ti sei rivolta a loro e loro ti dicono: tira fuori le tue capacità. Hai un intuito e una connessione naturale con il divino e con le forze angeliche. Quindi forse è arrivato il momento che tu intraprenda, se già non lo fai, un cammino spirituale, perché è la risposta a tutte le preghiere che tu stai inviando da tempo. Grazie. Patrizia Patti, un messaggio anche per te dagli arcangeli, vediamo cosa arriva. Patrizia, che cosa hai bisogno di sapere in questo momento? Vediamo. Patrizia Patti, per te, un messaggio dagli arcangeli, eccolo qua. Eccolo, sempre lui, l'arcangelo Michele, mi dice che sei arrivato a un bivio. È che ci sono due strade da percorrere, quindi è importante che tu prenda questa decisione riguardo a quale strada poter scegliere, poter andare. Qui mi dice il percorso migliore, mi dice l'Arcangelo Michele, sarebbe quello di andare verso quella strada dove non sarai da sola. Quindi ci sono tanti dettagli da rivedere. E poi, dice l'Arcangelo Michele, sempre lui, che è importante tagliare i cordoni collegati al passato, quindi liberarti da tutte quelle cose che non ti servono, soprattutto i comportamenti, eliminando la paura, qualsiasi cosa che non ti serve collegata al passato. E ti dice anche che nella tua casa c'è proprio un angelo. C'è un angelo in ogni angolo della tua casa, quindi hai la protezione sia per qualsiasi cosa che tu hai chiesto, che stai chiedendo, e fammi conto se hai delle spese per la casa, pagare un mutuo, l'affitto, preoccupazioni di ogni genere, chiedilo a questi angeli collegati in ogni angolo della casa, dall'Arcangelo Michele. Un abbraccio, grazie. Allora, Daniela Sechi, vediamo un po'. Anche per te arriva l'arcangelo Metatron, questa sera Metatron è molto presente. Metatron è colui che protegge l'intuito,
e soprattutto sostiene l'intuito e ti dice che è arrivato il momento anche per te di dare spazio ai tuoi talenti, è arrivato il momento che tu riconosca i tuoi talenti perché c'è una rinascita in arrivo. Forse stai facendo un po' di resistenza, ma l'amore divino ti circonda e ogni giorno, in ogni momento ti sussurra di iniziare, di continuare il tuo cammino spirituale. Non pensare ai tuoi limiti, non mettere i limiti, sono la mente che mette i limiti. Metatron ti dice: segui il tuo intuito. È proprio lì che lasci stare la parte razionale e allora ecco che voli, che apri le ali, che ti darai la possibilità di ascoltare pieno le tue emozioni e i tuoi sentimenti, perché hanno proprio bisogno di manifestarsi. Quindi dai spazio all'intuito, metti un pochino a tacere la mente che spesso ci boicotta. Grazie. Allora, Matteo 040893, per te dagli arcangeli che cosa hai bisogno di capire, di sapere in questo momento? Matteo, cosa ti arriva? Wow! Tanto dall'arcangelo Zadkiel ti dice che tu devi essere un pochino più compassionevole riguardo alle persone coinvolte in questo momento che mi stanno a cuore e soprattutto riguardo a una situazione particolare. Poi che devi tirar fuori la grinta, il coraggio, ti dice l'arcangelo Ariel, perché tu sai che comunque ci sono tante cose che ti riguardano e che comunque pensi di avere ragione, e se è così, comunque tira fuori il coraggio ed esponi le tue idee, quello che tu vuoi comunque chiarire. C'è invece l'Arcangelo Gabriele che ti dice che comunque tutto quello che farai andrà a buon fine. E ci saranno tanti altri progetti, potrebbe esserci anche la possibilità di premi, borse di studio, promozioni. Quindi per te, Matteo, grazie, grazie, grazie. Allora, Valentina May, ecco un messaggio per te. Arriva per te l'Arcangelo Raguel che ti dice: devi stare tranquilla perché tutto si sta mettendo in equilibrio, tutto sta andando al suo posto. Sta seguendo tutto un ordine divino, quindi non avere timore, non avere insofferenza, non stare lì a pensare che tutto è più lento del previsto. Non è così. C'è un ordine divino ben preciso che sta lavorando per te. Stai percependo, probabilmente hai delle sensazioni particolari, stai percependo di più le energie. È proprio perché Raguel, mettendo equilibrio, fa sì che la tua energia è più equilibrata e quindi ti permette di percepire di più le energie angeliche. Non mettere i tuoi limiti, anche te, non mettere i paletti, perché tutto quello che sta accadendo, tutte le tue intuizioni, fanno parte del tuo dono. Non c'è confine tra cielo e terra, ti dice questo angelo, e tu con fiducia e umiltà, come stai facendo, vai avanti. Il filo è molto sottile tra cielo e terra, però tu hai le caratteristiche e la possibilità di unire queste due cose. Sei connessa con i mondi superiori e finalmente sta accadendo quello che tanto aspettavi da tanto tempo. Quindi non avere aspettative, ma continua su questa strada. E, che dire, bocca al lupo. Vai. Grazie. Linda Torreggiani, 140143. Linda Ciao Linda. Torreggiani. Vediamo cosa arriva anche per te dagli arcangeli. Che cosa hai bisogno di sapere in questo momento nella tua vita?
qua, un bel messaggio dagli arcangeli. Spostiamo anche le carte. Eccoci. Anche per te c'è l'Arcangelo Michele, che è importante, ti dice, è liberarti da tutti gli schemi, da tutti i comportamenti collegati a queste paure che derivano da relazioni del passato. Quindi lasciare andare attraverso la spada di luce, l'Arcangelo Michele taglia i cordoni collegati al passato. E invece per te ci sarà qualcosa di molto bello, piani che andranno a buon fine e praticamente ci saranno dei passi che farai che ti portano proprio a questi piani, diciamo qualcosa che tu hai fatto, qualche progetto, qua vedo anche dei viaggi, quindi tutto andrà come meglio ti aspettavi. E ti ricordano che bisogna ricordarsi spesso della gratitudine, perché con la gratitudine si riesce veramente a sbloccare molte situazioni. Quindi metti per iscritto il perché sei grata e vedrai che arriveranno soprattutto in questa sera, dove ci sarà questa luna meravigliosa. Metti per iscritto quello che veramente sei grata e quello che vorresti ricevere dall'universo e vedrai che tutto andrà veramente come tu ti aspettavi. Allora, Vincenzina Ponzanetti, io guarda, non so te, ma i messaggi scorrono in una maniera incredibile. C'era una persona che ha scritto, e tante volte che scrivo, ma non sono riuscita a leggere il suo nome, mi dispiace. Vincenzina Ponzanetti, vediamo un po'. Arriva l'Arcangelo Jeremiel che ti dice: stai tranquilla, andrà tutto per il meglio. Tutto sta andando come è giusto che vada. Presto ci saranno delle novità, presto ci saranno delle buone notizie in arrivo e te ne accorgerai. Hai saputo seminare, hai saputo innaffiare, hai saputo curare tutto ciò che ti circonda e quindi presto raccoglierai i frutti del tuo giardino, mi dice questo angelo. Continua, continua così, continua ad andare avanti per questa strada, perché presto riceverai, e me lo dicono ancora di nuovo, delle belle notizie. Tutto è pronto. Il cielo sta aspettando che tu riceva tutto quello che ti è stato inviato. È stato tanto, ci sono grandi cambiamenti in arrivo per te. Tutti gli ostacoli, tutti i blocchi che ci sono stati finora, c'è l'Arcangelo Michele che ti dice sono stati rimossi e quindi adesso tutto dovrebbe andare in maniera un pochino più fluida, in maniera un pochino più armonica. Quindi grazie. Cavalieri Luigia, non so se abbiamo già qua, mi sembra di no, vero? No, mi sembra di no. Ok. 11.07.52, Cavalieri Luigia, per te che cosa ti vogliono comunicare gli arcangeli? Che consigli vogliono poterti dare? Accoglili con grazia. Eccoci qua, siamo Mamma mia, come corrono. Cavalieri Luigia. Quindi dice che tu hai la possibilità di aiutare i bambini, Inda, Cristallo, e c'è l'Arcangelo Metatro che ti aiuta a fare in modo che questo lavoro, non so se tu sei insegnante, cosa fai con i bambini, però questo è proprio un dono speciale che tu hai. Quindi sono bambini sensibili, bambini che veramente hanno bisogno di aiuto. E riceverai una brillantissima idea dall'Arcangelo Uriel che ti dice: questa idea è ispirata proprio dalla guida divina, quindi mettila in pratica perché veramente la puoi realizzare per aiutare questi bambini. E poi ti dicono di pensare in grande perché
A volte pensi in piccolo, quindi l'Arcangelo Uriel ti dice, ti darò la possibilità di essere aiutata a liberare la mente dai pensieri, piccoli pensieri, per sostituirli con pensieri grandi, che ti daranno la forza per portare avanti questa brillantissima idea. Grazie. Wow. Daniela Balleari, vediamo un po' Daniela. Arriva l'Arcangelo Michele affianco a te che ti dice che lui sta vegliando sulla tua famiglia, sta vegliando sulla tua casa, sui tuoi figli. Devi stare tranquilla, non devi temere per loro, perché lui li sta avvolgendo nella sua luce, nel suo mantello, affinché l'amore, l'amore eterno, possa essere sempre al loro fianco. Devi stare più tranquilla, non devi temere per loro. Non so se magari te sei preoccupata per questo, perché l'Arcangelo Michele che ti dice che ti vuole vedere felice, perché gli esiti che stai aspettando sono favorevoli e non devi avere preoccupazioni. E se hai conosciuto una persona da poco, oppure c'è il tuo compagno, perché non so com'è la tua vita, ti dice che merita fiducia. Quindi sia se hai un compagno a fianco, oppure se hai conosciuto da poco una persona, è particolarmente affidabile e lui ci tiene a dirti che la tua fiducia se la merita, perché porta con sé una luce meravigliosa. Fai pensieri positivi, lascia andare le preoccupazioni che ti hanno assalito da un po' di tempo a questa parte, sei protetta e tutti i risultati vedrai che piano piano saranno positivi e andranno al loro posto. Grazie. Mi è arrivato il nome di Barbara D'Asio, chissà perché. Ciao, Dai, Barbara. messaggio dagli arcangeli per te, Barbara D'Asio, eh? Vediamo cosa ti arriva perché ho visto proprio il tuo nome, bello chiaro. Allora, un messaggio per te, Barbara D'Asio, eccolo qua. Dall'Arcangelo Michele, mi dice che andrà tutto bene, tutto per il meglio, si prenderà una decisione e quindi ci sarà un compromesso riguardo a questa decisione da prendere, ma poi tu avrai vittoria, quindi tutto quello che hai chiesto, tutto quello che stai chiedendo sarà proprio ascoltato e le tue preghiere saranno esaudite. Abbi fede, mi dice l'Arcangelo Sandalfo. E poi c'è l'Arcangelo Gabriele invece che ti dice che tu hai la possibilità di fare qualsiasi cosa e di poter realizzare qualsiasi cosa. Quindi puoi anche avere la possibilità di conoscere persone che possono aiutarti a realizzare questi progetti. E poi l'Arcangelo Gabriele continua a dirmi che tu hai il dono della comunicazione. E che questo dono ti porta a realizzare proprio lo scopo della tua vita. Quindi, se ci sono delle insicurezze, dei blocchi, chiedi all'Arcangelo Gabriele finché ti possa aiutare, soprattutto quando scrivi, mi dice, soprattutto quando scrivi. Un abbraccio a te. Emanuela Grazie. Bambara, non l'abbiamo fatta, vero? No, no, infatti me l'ero scritta anch'io, però è qua. Sì, non l'abbiamo Ok. fatta. Allora, Emanuela Bambara, perché corrono in una maniera incredibile. Io mi sto scrivendo perché se no non riesco. Allora, Emanuela, arriva a fianco a te l'Arcangelo Gabriele, che ti dice: osserva di più la vita che ti circonda. Perché la vita è meravigliosa, la vita va vissuta con leggerezza. Ci sono messaggi importanti anche laddove meno te l'aspetti. Non è detto che i messaggi importanti siano dei messaggi per forza eclatanti. Spesso arrivano dei piccoli messaggi che però portano con sé tanta gioia. Anche il messaggio più piccolo, anche il messaggio più futile può arricchire e gioire, far gioire la tua anima.
Ringrazia sempre, guardati intorno, ringrazia per tutto quello che hai, per tutto quello che la natura ogni giorno ti offre, perché è proprio lì che potrai vedere quanto è bella la vita. Sforzati a guardare le piccole cose, perché ti aiuteranno a superare le grandi cose, le grandi preoccupazioni. La chiave del tuo successo sta nel perdonare e nel perdonarti. C'è sicuramente qualcosa che devi perdonare o perdonarti riguardo a delle situazioni che sono accadute, che non dipendevano da te e ti hanno fatto soffrire. Quindi non colpevolizzare nessuno, non colpevolizzare soprattutto te stessa e vai avanti con la gioia del cuore. L'Arcangelo Gabriele è colui che ha portato la nascita del Signore, è portatore di nuovi messaggi e quindi fai tesoro di questi nuovi messaggi e quello che è stato, lascialo andare e come ti dicevo all'inizio, godi delle piccole cose della vita che aiuteranno magari a perdonare qualcosa di più importante. Grazie. Allora, Domenico Violi, vediamo cosa arriva anche per te dagli arcangeli, che consigli hanno bisogno di comunicarti e che è quello che hai bisogno invece di sapere in questo momento. Domenico Violi, 12.07.79. Allora, eccolo qua. Domenico, per te, wow, mi dice che ci saranno nuovi inizi per te e che ci sarà un cambiamento di direzione. Quindi questo cambiamento ti porterà felicità, ti porterà proprio tanta fortuna e tutto quello che vuoi realizzare si realizza, il successo professionale, economico. Quindi c'è anche l'arcangelo Ariel che ti dice: tutto quello che tu farai lo farai in modo saggio, quindi ne terrai proprio. Allora, sì, anche qua non so se tu stai aspettando qualcosa riguardo la giustizia, conferme, non so, qua comunque c'è proprio qualcosa che ti ritorna indietro a tuo favore. Quindi vai avanti perché troverai equilibrio, troverai veramente quello che stai chiedendo. Grazie. Allora, finalmente leggo Loredana Taranto, che è da prima che ogni tanto mi arriva, non mi leggete, ma io non riuscivo a leggere il suo nome, quindi leggevo il messaggio ma non sapevo chi era. Quindi finalmente l'ho letta e quindi Loredana Taranto c'è un messaggio per te e vediamo un po' da dove ti arriva. Ti arriva direttamente dal tuo angelo custode e ti dice, loro sono continuamente al tuo fianco. Ti dico loro perché sono due, uno sta sulla spalla destra e uno sta sulla spalla sinistra. Sono talmente ampi che formano un'unica luce. E forse per questo che spesso noi diciamo ho un angelo custode, ma nella realtà sono due. E loro ti dicono accogli la nostra presenza perché è costante e noi ti inviamo costantemente i segni per farti comprendere che non sei sola. Lascia andare le emozioni pesanti, lascia andare i risentimenti, lascia andare le gelosie, non hai bisogno più di questo. Fai una lista della gratitudine, fai la lista di tutte le cose per cui sei grata, tutto quello che l'universo ti ha donato finora. Non stare a focalizzarti su quello che non va, quello che non va prima o poi si aggiusterà. Se sei preoccupata per il lavoro, è proprio lì che devi fare pulizia. Non metterti a pensare quello che non ha funzionato nel tuo lavoro, ma vai oltre. Continua a seminare, continua ad annaffiare i tuoi talenti. Vedrai che prima o poi arriverà qualcosa, non lontano, credo nell'inverno, arriverà qualcosa di buono per te. Grazie. Roberta 070668, per te dagli arcangeli, che cosa arriva? Roberta, vediamo. Un messaggio speciale per te dagli arcangeli.
Eccolo qui. Citiamo. Wow, qua mi dice che ci saranno collaborazione con altre persone riguardo a quello che tu ami fare, quindi qualcosa collegato al lavoro, collegato anche all'arte, non so se c'entra qualcosa con l'arte, però qui vedo proprio come se ci sarà collaborazione con altre persone, quindi come se ci fosse una catena di montaggio, no? Dove tante persone si uniscono per fare qualcosa di veramente speciale. E mi dicono che comunque c'è la possibilità, l'Arcangelo Arie ti dice di risolvere dei problemi e hai l'aiuto a portata di mano. Quindi chiedi questo aiuto, fatti aiutare e lascia andare i pensieri negativi perché creano profezie autoveranti. Poi l'aiuto anche dell'Arcangelo Raffaele, che ti dice, ti aiuta a guarire disturbi fisici, ma potresti essere anche te comunque una guaritrice, quindi se hai dei disturbi chiedi aiuto dell'Arcangelo Raffaele. Grazie. Allora, adesso vorrei dare un messaggio generale per tutte le persone che stanno lì ad aspettare, che magari non vengono lette perché oggi corrono più velocemente del solito. E quindi fate un respiro profondo. Chi mi conosce lo sa, dico sempre che sta arrivando un messaggio dritto dritto nel proprio cuore, il messaggio giusto per qualcuno di voi, una o più persone. Non fate domande, non avete aspettative e vediamo un po', lasciamo fare agli angeli, vediamo un po' dove arriva questo messaggio, lo sentirete vibrare, lo riconoscerete che è vostro. Finalmente, dicono gli angeli, finalmente stai arrivando ad un traguardo importante. La tua guarigione è vicina, ti sei data tanto per la tua famiglia. Hai veramente fatto tanti sacrifici. Adesso è arrivato il momento di iniziare, di fare un cambio, di voltare pagina, di lasciare andare i sacrifici e finalmente di manifestare quello che c'hai nel cuore, quello che senti, quello che vuoi. C'è un angelo, Raziel, nello specifico, che ti dice: esprimi proprio adesso, in questo momento, il desiderio che tanto desideri. Esprimetelo. Perché io sono qui e vi aiuto a realizzarlo. La tua libertà, il tuo aprire le ali sarà il risultato del grande cambiamento che sta arrivando nella tua vita. E se stai cercando un amore, l'amore è vicino. Eccolo qua. Wow, bello. Quindi in bocca al lupo e fateci sapere se è Ecco, arrivato questo messaggio. posso darlo anch'io, un messaggio per tutti anche per noi, naturalmente. Vediamo dagli arcangeli cosa arriva per tutti quanti, eh? Che cosa pensate mentalmente a qualcosa che volete chiedere, vediamo cosa arriva, eh? Allora, vediamo per tutti noi cosa arriva. Wow, c'è l'Arcangelo Gabriele che dice che sarà proprio la possibilità di fare altri progetti, andare avanti e ci sono delle persone che riceveranno anche delle promozioni, borse di studio, quindi dei premi speciali riguardo proprio il lavoro ben fatto, quindi vediamo cosa arriva. Sì, l'Arcangelo Michele che dice che c'è la possibilità proprio di poter scegliere riguardo a due strade, collegarsi a questo bivio, come se alcune di voi o noi, per esempio, siamo arrivati a un bivio, quindi abbiamo la possibilità di fare due scelte. Però sono scelte che richiedono comunque la collaborazione di altre persone, quindi questa strada è collegata ad altre persone. E l'Arcangelo Michele ti dice proprio questo: non andare verso una strada dove sei in solitudine, quindi collegarsi proprio ad altre persone.
soprattutto un amico o un amico particolare che veramente realizza con te grandi, grandi cose, grandi successi, quindi qualcosa che veramente va a collegarsi con una rinascita di vita, perché qua vedo proprio l'Arcangelo Gabriele che porta al successo, eh? Quindi bellissimo questo per tutti noi. Allora. Allora, chi toccava? A me o a te? Vai, Forse ero io, non mi ricordo. vai. No, Vabbè, vabbè, uguale, vai. dai. E allora, Loredana Pasquale mi è arrivata, vediamo cosa. Non ho fatto in tempo a scrivere la data. Loredana Pasquale, ma continua a vedere Manuela Barbara, ma io l'ho già fatta Manuela Barbara. Cerca di andare a vedere la diretta perché proprio all'inizio ti ho risposto, perché ho visto parecchie volte il suo argomento. Quindi Manuela E allora Barbara, io ti ho vieni. già risposto all'inizio. Fate Adesso Loredana attenzione. Pasquale. No, dice di no. No, no, io ti l'ho scritta, dice di no. Vabbè, poi dopo mi Possibile? sento la diretta, magari. Vabbè. Loredana Pasquale, vediamo cosa arriva. Perché io mi sto scrivendo i nomi, ragazzi. Allora, per te, Loredana, l'Arcangelo Ase mi dice che tu hai un talento naturale come conselmo, quindi hai queste capacità di trasmettere attraverso la parola, delle parole sagge, dove le persone hanno proprio bisogno del tuo aiuto. E quest'arcangelo invece ti aiuta, ti guida a darti proprio questa conferma riguardo a questo tuo dono naturale. E poi c'è questa stella che illumina il tuo cammino, dove c'è questo sogno che si realizza e ti dice proprio l'arcangelo Ioppe che è importante che tu credi in te stessa perché questa situazione difficile dove si è andata a creare praticamente sarà superata. E ti dicono anche di usare la gratitudine invece di innervosirti, di arrabbiarti, scrivi tutto quello di cui tu sei grata e vedrai che quante cose cominceranno a cambiare, cominceranno a realizzarsi. Grazie. Allora, Donatella Niccolò. Allora, Donatella, questo messaggio è per te. Arriva l'Arcangelo Michele. Aspetta, ecco, arriva l'Arcangelo Michele che ti dice: continua ad avere fiducia, il tuo cammino è tracciato, il tuo cammino è segnato e io sono qui che lo proteggo. Sei una donna tenace. Continua, ripeto, ad avere fiducia e vedrai perché ci sono io e tanti, tanti angeli che stiamo vegliando su di te e sulle tue preoccupazioni. È arrivato il momento che tu decidi di essere felice, che ti lasci tutto alle spalle e che finalmente ti accoccoli tra le braccia di Michele perché hai bisogno di tanto amore. E questo amore, questo conforto finalmente sta arrivando, perché sappi che l'esito delle tue preoccupazioni sarà favorevole e io di questo sono felice, perché la conosco. E l'esito sarà felice e l'Arcangelo Michele ti dice che è fiero di te per come sono andate le cose e per come le hai affrontate. Continua ad avere fede, guarda, te lo faccio anche vedere l'esito favorevole. Quindi Grazie. ti mando un abbraccio, ho i brividi su tutto il corpo e ci sentiamo più tardi. Ciao, Donatella. Grazie. Allora, Mina Bianchi, 280582, che cosa hai bisogno di sapere e che cosa ti vogliono comunicare gli arcangeli? Mina Bianchi, vediamo. Mina Bianchi, eccolo qua.
L'arcangelo Michele ti dice che ti farà ricevere una brillantissima idea e che ci possono essere anche degli ostacoli, ma tu vai avanti perché l'unico praticamente ostacolo che è veramente è quello che tu devi risolvere è quello della comunicazione con gli altri. Devi essere chiara riguardo a questa idea e non lasciarti bloccare. C'è l'arcangelo Gabriele che ti dice farai in modo che tutto quello che ti appassiona sarà come una sfida per te, quindi andrai avanti, ti divertirai e ci sarà anche come un'avventura, qualsiasi cosa che ti appassiona. Va tutto bene, ti dice l'arcangelo Yeremel che tutto sta andando come giusto che vada, quindi ci sono anche delle gioie che in questo momento magari ancora non vedi, ma presto te ne accorgerai. Caspita, che bei messaggi questi. Sì, uno più bello dell'altro, guarda stasera, stavo pensando proprio questo. Veramente, veramente. Siamo Allora, carichi. Siamo Francesco De carichissimi. Bonis, arriva per te l'Arcangelo Raguel che ti dice che sta riportando armonia dentro di te, armonia fuori di te, quindi armonia nelle relazioni. E noi angeli ti stiamo aiutando ad aprire di più il tuo cuore e ad avere più fiducia in te stesso e nelle persone che ti circondano. I conflitti non devi temere perché presto verranno risolti. Porta attenzione al chakra della radice perché lì è proprio lì che troverai nutrimento. Probabilmente in questo momento sei preoccupato perché c'è qualcosa che barcolla un po' nella tua vita, la tua situazione economica ti potrebbe un pochino preoccupare. Però continua ad essere determinato perché i tuoi sogni, i tuoi progetti andranno a buon fine. Hai bisogno però di ripulirti un pochino, ti sei un po' affaticato a livello energetico in questo ultimo periodo, hai bisogno di ripulire il tuo campo aurico, sai benissimo come fare e o sei stato vicino a persone troppo lamentose oppure te ti sei rinchiuso un pochino nelle tue preoccupazioni. Porta aria fresca, depurati un pochino, ripeto, tu sai come fare e vedrai che presto, molto presto, arriverà un angelo terreno che risolverà magari le tue preoccupazioni. Bye. Gabriella Cavalieri, Gabriella Cavalieri, che cosa hai bisogno di sapere in questo momento? Che cosa vogliono comunicarti gli arcangeli? Gabriella Cavalieri, vediamo. Ok, wow, riprenditi il tuo potere, ti dice l'arcangelo Raziel, e devi usarlo con determinazione perché Dio ti ha donato questo potere meraviglioso dove puoi manifestare gioia, felicità nella tua vita. E poi anche per te il consiglio è quello di usare la gratitudine al posto di arrabbiarti, al posto delle preoccupazioni. Scrivete, questo è un consiglio per tutte quante, scrivete, mi raccomando, quello che riguarda quello che siete grate, quindi mettete per iscritto quanta gratitudine avete a disposizione e questo porta abbondanza perché l'universo vi porta veramente tanta abbondanza, quindi decidi di essere felice adesso, ti dice, e l'Arcangelo Michele. Perché non devi aspettare che succeda chissà che cosa per essere felice. E cerca di vedere invece la tua vita in una prospettiva un po' diversa, invece di sentirti un attimino sopraffatta da tutti gli eventi. Quindi prenditi una pausa di riflessione per poter ascoltare le tue intuizioni. Grazie. Allora, io esco un attimino fuori tema, ma non è fuori tema, però ne sento proprio l'esigenza.
perché noi mentre facciamo questa trasmissione, chiamiamola così, diventiamo canali, no? E io è da ieri che qui sulla mia scrivania ho l'immagine di Bruno Gröning, che è un grande guaritore che adesso non c'è più, non so se lo conoscete, io ce l'ho proprio qui davanti, e senti che devo dare un messaggio, anche se non è angelico, però lui è un grande guaritore che è nell'oltre già da tempo, è anche lui un angelo. E siccome me lo sta comunicando e io cerco di andare oltre, però sento che lo devo dire, quindi esco fuori dal binario, ma non è uscire fuori, perché anche questo è un messaggio ed è un messaggio per tutti. E lui dice che c'è bisogno di persone come noi che portano messaggi positivi, messaggi d'amore. E dice, ho i brividi su tutto il corpo, dice, non ce la faccio neanche a parlare. Dice, tenete conto di queste parole, portatele al mondo, perché stiamo vivendo un momento particolare, c'è bisogno di alzare l'energia, c'è bisogno di alzare le vibrazioni. Guarda, non ce la faccio a parlare, sono invasa dai brividi. C'è bisogno di gente che parli con il cuore per ristabilire un equilibrio dove non c'è equilibrio. Quindi fate tesoro di quello che sta arrivando, prendete esempio e cominciate a comunicare con il cuore. Lui ci consiglia di fare questo perché con l'amore tutto si risolve. Non rimaniamo nel nostro guscio, nel nostro piccolo egoismo, ma apriamo i nostri cuori perché insieme possiamo fare tanto. Grazie, però io sentivo Bellissimo. l'esigenza di dirlo perché è da un po' che proprio me lo sento, e quindi grazie Bruno innanzitutto e fate tesoro di queste parole importanti. Grazie. Bello, grazie. Sì, era una grande persona, era veramente una grande Lo persona. faccio vedere, guarda, Allora. eccolo qui, ve lo faccio vedere perché è da ieri che è Grazie. qui a me e oggi voleva, probabilmente è qui proprio per questo motivo, perché voleva portare il suo contributo, quindi fatene tesoro tutti voi che state sentendo. Ok, vai Paola, perché io mi devo riprendere un attimo. Angela Capirova, 170487, vediamo anche per te che cosa arriva. Angela Capirova, messaggio speciale dagli arcangeli anche per te. Eccolo qua. Nuovi inizi. Nuova direzione, per una nuova vita, e tutto quello che c'è stato nel passato, ti dice l'Arcangelo ieri, è importante perdonarlo, quindi considerarlo con compassione. E poi vedo che hai la possibilità di fare un lavoro dove ci sono tanti libri, opportunità dove potresti magari sicuramente avere qualche promozione, oppure un lavoro che comunque ti porta a nuove possibilità, quindi nuovi studi, e c'è anche un'entrata di soldini. Qua vedo proprio fonti di denaro dove tu puoi anche usare il tempo per fare dei cambiamenti. Però c'è proprio un nuovo inizio riguardo a questo nuovo cambiamento nel lavoro, promozioni. Bellissimo. Ok, rosa del vino, vediamo un po'. Arriva anche per te l'arcangelo Jeremiel e ti dice che tutto sta andando, secondo il piano divino, tutto sta andando così come è giusto che vada. La tua stabilità presto verrà di nuovo nella tua vita. La pace che stai tanto rincorrendo, devi stare tranquilla perché presto arriveranno delle nuove energie che porteranno più luce nella tua vita. Sta cambiando sicuramente qualcosa, stai lasciando qualcosa di vecchio, qualcosa che non ti appartiene più. Questo magari lo lasci con fatica e magari con un po' di rammarico, però sappi che tutto sta avvenendo per il tuo bene. Quindi guarda positivo, guarda il bicchiere mezzo pieno, ti dice Jeremiel, perché
perché tutto sta andando per il migliore dei modi. Un giorno capirai e ringrazierai per i cambiamenti che stai vivendo in questo momento. Grazie. Allora, Silvia sì, chiede qualcosa riguardo alla salute, non si può rispondere riguardo alla salute, ma ti posso far ricevere magari un consiglio dagli arcangeli per stare meglio, questo possiamo farlo, eh? Quindi Silvia sì, vediamo cosa ti arriva dagli arcangeli, senti attentamente a quello che stai chiedendo, però il consiglio naturalmente te lo danno gli arcangeli in modo particolare. Qua mi dice l'arcangelo Michele che ci sarà per te invece la possibilità di chiudere un cerchio riguardo a quello che stai chiedendo, eh? Qualcosa che ti porta comunque a trovare la soluzione, a trovare come se c'è ancora una piccola cosa da sistemare riguardo proprio a questo che stai chiedendo. Però ti dice quello che non devi fare è di stare ad ascoltare gli altri, i drammi degli altri, perché tu ti fai carico anche dei problemi degli altri. E questo ti appesantisce, ti dice Arcangelo Gabriele. Quindi devi essere paziente con te stessa. E l'Arcangelo Rago ti dice che tu senti tantissimo attraverso il tuo corpo, che devi prestare attenzione a queste sensazioni fisiche, alle emozioni che hai, perché sono delle risposte che ti arrivano dalla tua guida divina, soprattutto dall'Arcangelo Raguel. Va bene? Grazie, grazie, grazie. Allora, Barbara Baldelli, vediamo un po' il messaggio che arriva per te. Il messaggio te lo porta direttamente l'Arcangelo Gabriele, che ti dice: la vita ti sta offrendo tante occasioni, tante nuove occasioni, preparati ad accoglierle. Prepara ad accogliere il nuovo nella tua vita, perché tutto quello che sta per arrivare è la risposta alle tue preghiere, è la risposta che da tempo stai aspettando. E continua a formarti, continua a leggere libri, continua a studiare, ti dicono gli angeli, perché hai delle ottime qualità, hai delle ottime capacità medianiche e hai anche un grande cuore. Queste due combinazioni ti permetteranno di andare oltre, di proseguire questo cammino che hai intrapreso. Non avere timore ad esprimere quello che vedi, quello che senti, perché quello che tu vorresti dire, ma che tanto freni, è quello che nella realtà devi dire. Le tue parole sono guidate. Quindi non avere timore. Perché spesso è come se tu avessi delle intuizioni, ti viene sussurrato di dire qualcosa, però non ti senti di fare la cosa giusta, ti senti un po' a disagio e reprimi tutto questo. E invece no, lo devi dire, lo devi esprimere, lo devi tirare fuori. Mantieni sempre le tue radici solide, salde, perché un'ottima connessione con il cielo c'è quando c'è un'ottima connessione con la terra. Quindi non perdere mai di vista le tue radici e la connessione con la terra. E come ultima carta mi dice: non devi avere più dubbi perché sei un'ottima chiaroveggente. Continua sulla tua strada spirituale, continua a studiare, non ti fermare e dai più fede alle tue sensazioni, credici di più. Grazie. Rosa del vino, ma forse l'hai già detta te prima. Sì, l'abbiamo Sì, fatta prima, sì. mi ricordo perché il vino mi è Sì, rimasto impresso. Il l'ho vino fatta mi è io. rimasto impresso. Francesco Deb, vediamo. Ah, De Bonis, Pacheco De Ah, l'ho Bonis. Hai fatto fatto io. te? Allora vediamo di scorrere. Miriam Salamon, sì. No, no, vai, vai, io non l'ho fatta. Miriam Salamon, vediamo. Sonia, perché c'è scritto lì. 170866, Sonia. Allora, 170866. Sonia.
Eccolo, un messaggio dall'Arcangelo Michele che ti dice, se vuoi raggiungere un obiettivo devi essere anche un pochino più saggia, ma c'è questo uomo qui che è molto integro con se stesso e ha queste idee belle chiare dove richiede per comunicare con lui molta apertura. Molta sincerità e molta apertura, quindi devi essere un pochino più, siccome c'è questo cambiamento nel lavoro che ti porta alla positività, soprattutto nella sfera lavorativa, ti diceva Angelo Samuel, e ci saranno molte rivelazioni dove tu avrai la possibilità di crescere anche spiritualmente, quindi sarai la luce per gli altri e ti arriveranno delle risposte molto importanti attraverso la meditazione. Ciao. Allora, Alessandra Dior ci dice che la settimana scorsa l'abbiamo aiutata tantissimo e ci ringrazia dal cuore e noi ringraziamo lei per avercelo, insomma, fatto sapere perché ci fa piacere. Benissimo. Adesso Fiorentina Santina, ecco un messaggio in arrivo per te. C'è l'Arcangelo Michele che arriva da te e ti porta un messaggio importante e ti dice: devi cambiare qualcosa nell'esprimerti, perché spesso le tue parole vengono un pochino fraintese. È come se tu volessi comunicare delle cose dal cuore e invece gli altri non le percepiscono come tali. Allora sforzati un pochino di più, ti dice l'Arcangelo Michele, a fare un pochino di chiarezza. Di non parlare con la testa cercando di filtrare le tue parole, perché spesso che cosa accade? Che se noi ci prepariamo un discorso, ecco lì che magari poi non riusciamo ad esprimere quello che veramente vogliamo. E per far sì che questo venga filtrato, vai con il cuore e vedrai che le tue parole verranno accolte in maniera più chiara. Perché l'Arcangelo Michele ti dice che sta spazzando via tutte le tue paure. Forse quando ti esprimi hai paura di ferire qualcuno e non ti esprimi mai nella giusta maniera. E ecco qui che non vieni ascoltata. Ma lui ti dice: stai tranquilla, perché le tue parole sono guidate, non sbagli a parlare, anzi. Continua a comunicare perché gli angeli ti stanno aiutando ad aprire di più il tuo cuore, a far entrare di più la luce e di accogliere quanta innocenza racchiude il tuo cuore e compassione. Tu a volte lo tieni un po' troppo custodito. Avere compassione e tenerezza nel cuore, ti dice l'Arcangelo Michele, non vuol dire essere troppo teneri, anzi, vuol dire essere più fermi e farsi ascoltare nel migliore dei modi. Spero di esserti stata d'aiuto. Grazie. Vai. Letizia Marmi, mi sembra che non l'abbiamo ancora fatta, vero? Non No, l'abbiamo non ancora me lo fatta. ricordo. Intanto Agnese Rizzitelli, ciao, un saluto anche a te, Ciao, grazie per questa comparsa veloce. Allora, Letizia Marmi, vediamo cosa arriva per te. 220178. Wow, non vado avanti. Priorità, ti dice l'Arcangelo Metatron, è importante che tu ti fai aiutare dall'Arcangelo Metatron proprio per organizzarti e per iniziare a collegarti proprio con le cose più importanti. Quindi metti per iscritto quali sono le tue priorità e vedrai che l'Arcangelo Metatron ti aiuterà a organizzarti. Ci sarà una soluzione. Grazie a un giusto compromesso. Quindi devi avere solamente un po' di pazienza e vedrai che avrai risultati come tu stai sperando. E poi ti consigliano anche di stare all'aria aperta, di stare a contatto con la natura, sia per stare meglio fisicamente, ma anche per
ricevere delle idee originali e creative. Mamma mia, quanta roba. Grazie. Allora, Gabriella Cavaliere, ecco che ti leggo, non ti sentiamo perché ce l'abbiamo con te, cara, è perché non ti abbiamo letto. Adesso ti ho letto e te lo do volentieri un messaggio, però non ve la prendete se non vi leggiamo, perché sinceramente ci sono tre persone alla volta sullo schermo che viaggiano velocemente e non riusciamo sempre a leggere i vostri messaggi. L'ho già fatta io, Gabriella Cavalieri. Ecco, allora t'ha fatto, quindi Sì, perché avevo scritta e poi l'ho cancellata. ecco, allora Quindi l'ho magari risenti la dovuta fare. diretta, cara, perché sei stata già fatta. Allora, Laura Vincenti, vediamo un po', andiamo oltre perché sennò non è giusto, no? Diamo la possibilità a tutti. Laura Vincenti, ecco che arriva Aniel, l'arcangelo che tra oggi e domani risiede e padroneggia di più, perché l'arcangelo Aniel è l'arcangelo della luna e, come ben sapete, avete capito, è scritto dappertutto che domani, questa notte, domani è luna piena, e quindi l'arcangelo Aniel è particolarmente presente, soprattutto nel femminile. Quindi accogliamo questa energia, accogli questa energia, ti dice Laura, dentro di te, risveglia il tuo femminile. E se hai la possibilità, più tardi, quando la luna sarà alta nel cielo, esci, guardala e nutriti della sua energia, falla entrare dentro di te, perché questa grande energia bianca arriverà dritta dritta al tuo utero, alle tue ovaie, al tuo femminile, lì darà nutrimento. Quel nutrimento di cui hai tanto bisogno di risvegliare, perché lì risiede la creatività, non risiede solo l'aspetto sessuale, tutt'altro, lì risiede il nostro nutrimento, la nostra nascita, la maternità, tutto quello di cui la donna è fornita. Hai bisogno di questo risveglio, quindi questa sera, se puoi, guarda la luna, guardala intensamente, falla entrare dentro di te, falla entrare nel tuo utero e porta la gioia dentro di te, perché con questa luce bianca candida che ti arriverà, allora sì, lì risiede anche il tuo bambino interiore nella pancia, lì il tuo bambino finalmente potrà sorridere e finalmente si potrà nutrire di quello di cui ha bisogno. Espira ed ispira la luce della luna, ti dice Aniel, ti porterà quella guarigione di cui hai tanto bisogno, che ti porterà ad amare di più te stessa e a portare la guarigione nel tuo femminile. Che bello. Wow. Grazie. Fai tesoro perché è un messaggio bellissimo quello che ti è arrivato, cara. Miriam Mary 15-12-64. Vediamo anche per te cosa arriva dall'Arcangelo Michele, dagli arcangeli, da tutti gli arcangeli che stanno. Wow, bellissimo. Iopiel ti dice: devi avere ancora un po' di pazienza perché i tuoi sogni stanno per realizzarsi più in fretta di quanto credi, quindi devi essere un attimino, dice, coltivali ancora, vedrai che con un po' di attenzione e pazienza questi sogni si realizzano. E poi tutto quello che praticamente in passato hai dovuto superare verrà comunque superato, quindi difficoltà che lascerai andare e che qua anche per te l'Arcangelo Aniel ti dice che ci saranno delle potenti intuizioni dove attraverso la meditazione possono arrivarti delle preziose informazioni, quindi troverai la pace dentro di te e realizzerai qualcosa veramente collegato a queste intenzioni importanti. Grazie. Silvana Puma, vediamo un po', arriva un messaggio per te. Arriva un angelo bambino a fianco a te, con una conchiglia sull'orecchio.
che ti dice ascolta, metti una conchiglia o immagina di avere una conchiglia. E come si faceva da bambini, ascolta il rumore del mare, connettiti a questa energia che ti darà la possibilità di cullarti in queste onde energetiche, in queste onde di amore, in questi sussurri che gli angeli ti stanno mandando con una voce soave. Hai bisogno di sentire la nostra vicinanza. Noi stiamo facendo in modo che possa arrivare l'abbondanza nella tua vita e che tu possa ricevere quelle belle notizie che stai aspettando da tempo. Sappi che ci sono dei cambiamenti positivi perché gli angeli hanno ascoltato le tue preghiere e finalmente ci sarà la realizzazione di qualcosa di importante. Torna l'abbondanza. E porta l'abbondanza dentro di te e lasciati andare a questo soave rumore del mare. Fatti cullare da queste vibrazioni angeliche che stanno portando solo cose belle intorno a te. Grazie. Alessandra Dior 080768. Alessandra Dior, cosa arriva per te e che consigli ti daranno questi meravigliosi arcangeli? Vediamo, eh? Alessandra Dior, eccola qua. Chiara conoscenza, mi dice l'arcangelo Uriel, che tu hai questo canale molto, molto forte e che hanno questi pensieri, queste idee, quindi rispettale queste cose perché sono veramente collegati a questo canale importante con l'Arcangelo Uriel. Sono tante risposte che ti arrivano e che tu hai chiesto anche in preghiera, eh? Dove il passato, dove troverai la pace, soprattutto attraverso l'aiuto dell'Arcangelo Azrael. Quindi ti porta a un futuro più ricco, ti dice, lascia andare, fidati di Dio. E poi qui vedo anche c'è l'Arcangelo Michele, ti dice, ci sarà una decisione da prendere, ma lascia andare senza stare lì ad analizzare troppo un problema. Vedrai che ci sarà un compromesso che ti porta comunque a soddisfare questa decisione il più presto possibile. Grazie. Cristina Carlini, ecco in arrivo un messaggio per te, che arriva direttamente dall'Arcangelo Gabriele, che ti dice: prenditi il tempo necessario che ti serve per riordinare i tuoi pensieri. Magari segna su un diario tutte le cose che vuoi realizzare, tutti i tuoi desideri, ma scrivi quelli realizzabili, quelli più a portata di mano, metti in cima le priorità. E vedrai che presto ci sarà sicuramente qualcosa che si sta smuovendo e anche la situazione economica potrà migliorare, perché è come se si sta sciogliendo qualcosa di importante, soprattutto rispetto alla sfera lavorativa. E sta arrivando veramente un momento di grande abbondanza, di fioritura per te. Preparati ad accoglierlo e segui il consiglio che ti dà Gabriele. Fai una lista delle priorità e segui attentamente. Ogni volta che si realizza qualcosa, lui ti consiglia di depennarlo perché è come se tu dai fiducia a loro e fiducia a te stessa. E qualsiasi cosa ti preoccupa in questo momento, sappi che è realizzabile, ti dice l'Arcangelo Gabriele. Vai. Allora, Caterina Pirisi 101064, vediamo anche per te dagli arcangeli cosa arriva, cosa hai bisogno di sapere in questo momento e che consigli vogliono darti. Caterina Pirisi, ecco qua, dall'Arcangelo Michele, mi dice che tu hai un grande scopo nella vita.
è che ci sono molti dettagli ancora da capire, ma con l'aiuto dell'Arcangelo Michele puoi naturalmente raggiungere i tuoi obiettivi riguardo allo scopo della tua vita. Quindi devi fare chiarezza, devi agire, però devi anche capire ancora qual è la strada migliore da intraprendere. E ci saranno delle comprensioni spirituali, mi dice l'Arcangelo Raziel, quindi ti sta comunicando attraverso dei simboli speciali che sono anche il fiore della vita, vedo proprio questa colomba che porta la pace. Quindi questi simboli ti portano a capire molte verità riguardo la spiritualità e spazzare via la paura perché non ti serve, sia per quanto riguarda qualcosa collegato alla famiglia, a situazioni in cui ti trovi, quindi lascia andare la paura, e questo è collegato anche all'Arcangelo Michele, ma anche all'Arcangelo Raffaele. Grazie. Allora, Donatella Ferrara, vediamo un po' Donatella. Arriva per te l'Arcangelo Giofiel e ti dice: è arrivato il momento che tu cominci a fare un po' di pulizia intorno a te. C'è da rivedere un pochino qualcosa. Ci sono magari delle persone che non è che devi cancellare dalla tua vita, però sicuramente le devi un pochino allontanare. Sono delle persone che non sono poi così giuste per te. C'è bisogno di rinnovamento, persone che vanno, persone che vengono. È come se tu devi rinnovare un pochino la sfera delle amicizie, mi dicono gli angeli, ma anche nella tua casa, sposta i mobili, fai dei cambiamenti, metti dei quadri nuovi. E portare rinnovamento e cambiare l'energia che hai intorno. Ecco, hai bisogno di cambiare l'energia. Quindi, per aprire le ali, perché probabilmente in questo momento ti senti un po', come dire, costretta, hai bisogno di aria fresca. Questo mi continuano a dire. E datti sempre delle possibilità. Devi uscire dal guscio, devi darti la possibilità di uscire dalla zona comfort. Se c'è qualcosa nella tua vita che ti sta appesantendo e non hai il coraggio di lasciare andare, e invece questo è il momento giusto. Gli angeli ti dicono: esci dalla zona comfort, fai questi cambiamenti, fai pace con te stessa e vedrai che tutto scorrerà in maniera più fluida. Hai bisogno di ritrovare la calma, la gioia e l'amore, però se non fai pulizia, non è facile volerti più bene. Lascia andare quello che ti appesantisce, anche le persone che ti appesantiscono. Fai entrare energia angelica intorno a te, dicono gli angeli. Grazie. Allora, Monica 200675. Monica 200675. Vediamo cosa hai bisogno di sapere, dagli arcangeli. Cosa hai bisogno di capire in questo momento particolare? Allora, ci siamo. Pulisci e limi la cancella, ti dice l'Arcangelo Michele, e usa solamente i pensieri positivi perché tutto quello che pensi, ricordati, si trasforma in realtà. Quindi stai attenta a quello che ti arriva. Comincia a fare una bella pulizia dei tuoi pensieri che non ti servono. Perché allora, sì, soprattutto in questo ciclo lunare che l'Arcangelo Aniel ti dice, ti porterà a ricevere veramente quello che tu chiedi, quindi stai attenta a quello che scrivi, alle tue richieste in questa luna piena, dove, come ha detto prima la Katia, è una luna molto particolare, quindi scrivi questi pensieri e questi desideri. Anche per te c'è proprio come un bivio dove tu hai la possibilità di fare
diciamo, di percorrere due strade diverse e dove ti portano comunque a non stare da solo, ti dice l'Arcangelo Michele. È importante che tu percorri quella strada dove ti porta anche a decidere e a liberarti di tutto quello che ti trattiene. Quindi libertà assoluta. Wow. Bene. Grazie. Allora, Francesca Troia, vediamo un po' un messaggio arriva per te, Francesca. Il messaggio arriva direttamente dal tuo angelo custode, dai tuoi angeli custodi, e ti dice: qualcosa sta cambiando nella tua vita e accetta questi cambiamenti, per te sono crescita. E il tuo angelo custode ti esorta ad avere pazienza, ma continuare sul tuo cammino con determinazione, non cambiare la tua strada per alleggerirti magari di sensi di colpa, non avere sensi di colpa. Tutto avviene per una ragione. Gli angeli stanno vigilando sulla tua famiglia, sulla tua casa e sui tuoi figli. Io adesso mi commuovo perché io so un po' la storia di Francesca e accade ogni volta, è accaduto anche adesso, lei mi capisce, lei sa, c'è una ragazza dall'oltre che è protetta e lei di conseguenza ti protegge, ti saluta e ti manda un bacio. Lei ti dice che è a fianco a te, insieme ai tuoi angeli custodi, non devi temere nulla. E vuole che tu sia felice, vuole che tu prosegua il tuo cammino nel migliore dei modi, perché sei e sei stata e sarai sempre un buon genitore. Non devi sentire la sua lontananza, perché lei è molto più vicina di quanto immagini. E con i brividi ti dico che sono felice per questo messaggio e onorata e grata. Quindi grazie. Non aggiungo altro perché lei avrà capito. Grazie. Maria, Stasera abbiamo niente. messaggi incredibili, perché Bruno, cioè, stasera veramente messaggi incredibili. Grazie. Allora, Maria Agnese 1302 69, che cosa hai bisogno di sapere e che consigli ti vogliono dare gli arcangeli, Maria Agnese? Riesco a leggere solo Maria Agnese, poi vabbè, no, tanto c'è la data di nascita. Wow, allora, mi dice che tu a volte fai fatica a amministrare magari delle spese riguardo alla casa e che ci può essere un cambiamento, ma stai opponendo resistenza proprio riguardo a questo cambiamento, perché a volte o spendi troppo o cerchi invece di fare a meno di spendere, quindi c'è proprio un blocco che lo stai opponendo te o un componente della famiglia, è proprio riguardo alla casa, eh? L'Arcangelo Gabriele invece ti dice che tu sei in grado di fare qualsiasi cosa e inseguire ciò che veramente vuoi, quindi hai anche delle conoscenze che ti possono aiutare riguardo a questo. E poi farai delle cose meravigliose, quindi qualcosa veramente di bello dove tu ti esprimerai al massimo e darai consigli pratici, saggi, quindi avrai la possibilità di dare il meglio di te stessa e ti stupirai veramente da te stessa di quello che sarai in grado di fare. Grazie. Allora, una bella maratona questa sera, eh? Mia. Non Le è persone solo il caldo che mi cominciano sta facendo sudare. ad andare a cena, fateci compagnia se potete, perché per noi è una bella maratona, perché è un bell'impegno per noi. Per carità, felice, felice di poterlo portare avanti, però insomma è un bell'impegno. Allora, Donatella Gargiulo,
Anche perché abbiamo dato una marea di messaggi, io non li ho contati, ma tantissimi, tantissimi. Quindi Donatella Gargiulo, questo messaggio adesso arriva per te. Vediamo un po'. Anche per te arriva Jofiel, che ti dice che è arrivato il momento che fai un pochino di pulizia intorno a te, esattamente come la persona di prima. Hai bisogno di riportare aria fresca, aria nuova, hai bisogno di gente nuova intorno a te, di nuove amicizie, perché così potrai avere delle nuove prospettive, potrai avere e iniziare dei nuovi progetti. È importante che tu ti prenda al volo le nuove opportunità che ti capitano, perché lo scopo della tua vita è quello di portare gioia nei cuori degli altri. Ma se non fai un po' di sana pulizia e non fai entrare delle persone nuove nella tua vita, non puoi riportare la gioia sul tuo cammino. Hai delle situazioni da sistemare, hai delle situazioni da perdonare. Ci sono dei schemi che ti porti dietro da troppo tempo, ti dicono gli angeli, che è arrivato il momento che tu li modifichi un po'. Magari sono schemi dovuti all'educazione, a un'educazione un po' importante. E liberati di questi schemi e comincia a vedere la vita con una visione più serena. Apri il tuo cuore, ascolta quello che il tuo cuore ti dice. E non fossilizzarti su ciò che è meglio, su ciò che è bene per te secondo la razionalità, ma senti ciò che è bene per te dettato dall'amore, dettato dal tuo cuore. Non ti preoccupare dei giudizi degli altri, non sono importanti i giudizi degli altri, è importante quello che tu senti dentro. Fai tesoro di questo messaggio che te lo porta direttamente Jofiel. Jofiel e riporta l'allegria nei nostri cuori e quindi è proprio quello che ti sta chiedendo adesso. Grazie. Allora, Elena Ceccherini, Ah, ciao Elena. vediamo cosa arriva anche per te, Elena, cosa hai bisogno di sapere. Vediamo, eccolo, il messaggio, mi dice che tu hai queste capacità come counselor, quindi questo dono meraviglioso di aiutare le persone. Proprio attraverso la parola, quindi questo è un dono speciale, ti dice l'Arcangelo Azrael, e che hai la possibilità anche di usare la tua sensibilità attraverso l'aiuto dell'Arcangelo Haniel, proprio per come usare la tua chiaroveggenza, quindi usare le energie attraverso le emozioni. E poi mi dice devi rispettare questa tua sensibilità perché ti porterà a raggiungere veramente quello che tu stai chiedendo e quello che senti. Poi mi dice hai tanti talenti, tanti doni e ci sono tanti arcangeli che vogliono proprio donarti questo aiuto, soprattutto l'arcangelo Uriel. Quindi questi pensieri, queste idee che ti verranno donati per ricevere le risposte che tu hai chiesto attraverso quello che hai pregato. Grazie. Spero di non dare il secondo messaggio che tu ti ricordi. Nicoletta Simeon, l'abbiamo No, fatta, non credo, non vero? Ok, perché sono talmente tanti che c'è il rischio che diamo doppio messaggio. Allora, Nicoletta Simeon, questo messaggio è per te. E poi Francesca Greco, attendi perché dopo c'è un messaggio per te direttamente da me, perché l'altra volta ho fatto una gaffe, gli ho scritto dicendo che c'era stato un messaggio per lei, lei si è ascoltata tutta la diretta e invece non era così, avevo fatto io confusione. E allora gli ho promesso che stasera glielo do. Quindi adesso faccio prima Nicoletta Simian e poi volentieri un messaggio per Francesca che lo aspetta da una settimana. Quindi Nicoletta Simian, Ariel.
Arriva Ariel vicino a te che ti dice che è arrivato il momento di aprire le ali. Tira fuori tutto il coraggio di cui hai bisogno, cavalca la tigre e vai per la tua strada. Nulla ti è impossibile, ti dice Aniel. È arrivato il momento che tu spicchi il volo e non devi avere più paura, assolutamente, perché il coraggio sarà la tua forza. Se hai paura, soffochi il coraggio e vai per la tua strada, perché è delimitata, perché è scritto quello che tu devi, il cammino che tu devi prendere. È arrivato il momento di nuovo che tu specchi il volo. C'è tanta abbondanza in arrivo per te. E non occorre resistenza. Sei sempre timorosa nei confronti del denaro, c'è sempre paura che forse non riesci a sostenere tutte le spese. Non portarti dietro queste paure, perché invece hai delle grandi qualità organizzative. Grazie. Vai, poi faccio dopo Francesca Greco. Francesca, lo fai te, perché io l'altra volta mi sembra di avergli dato un messaggio. Faccio Devi farlo te. io, l'altra volta ho fatto scoprire tutta la diretta e poi non l'ho trovato perché non c'era. No, allora c'è questa Donatella Cargiulo 050664. Vediamo cosa arriva anche per te, Donatella Cargiulo. Gargiulo. Gargiulo. Ok. Cosa hai bisogno di sapere con l'aiuto degli arcangeli, consigli speciali anche per te. Ecco. Allora, l'arcangelo Gabriele ti dice che tu sei una persona che sa comunque come poter portare avanti i risultati, ma devi fidarti. Puoi fare qualsiasi cosa, ti dice l'Arcangelo Gabriele, però hai anche la possibilità di ricevere l'aiuto da altre persone che tu puoi conoscere, quindi hai questo aiuto da altre persone. E poi mi dice che tu hai anche bisogno di ricevere delle coccole, di prenderti cura anche della tua bambina interiore. E che lo puoi fare anche attraverso donando magari l'affetto a un bambino piccolo, come se tu lo dai a te stessa quando doni questo affetto. E poi l'arcangelo Ierem ti dice che sta andando tutto bene, anche se in questo momento magari ti sembra che non è così, ci saranno comunque gioie nascoste di cui presto ti accorgerai. Benissimo. Ok, allora Francesca Greco, arriva un messaggio per te. E arriva direttamente dal tuo angelo custode. Ti dice che c'è aria di cambiamento intorno a te. Tu stai seguendo un cammino con dedizione ed una crescita costante. Il tuo angelo custode ti dice di continuare su questo cammino con tutta la determinazione possibile. E tutta la pazienza che ci stai mettendo per costruire appunto questo tuo progetto. Vai avanti così. L'Arcangelo Michele ti dice che tutto è affidato al Creatore e ci sta pensando lui a far sì che il tuo cammino si illumini sempre più. È la risposta a tante preghiere che tu hai fatto nel tempo. Perché c'è stata una situazione che ti ha fatto tanto preoccupare, che questa situazione ti ha fatto prendere delle distanze importanti che ti hanno magari, questa situazione ti ha messo anche un po' di preoccupazione, ma lasciala andare, vai oltre, concentrati invece sulla risoluzione divina, ti dice l'Arcangelo Michele, e cura di più. Il
la tua salute intesa come, è come se avessi bisogno di fare, di disintossicare il tuo organismo. Prenditi più cura di te, passa più tempo all'aperto, passa più tempo in natura e continua a credere e a fidarti delle tue intuizioni. Vai avanti per la tua strada senza paura, perché è illuminata. La tua casa è protetta, tu sei protetta dai tuoi angeli custodi e dall'Arcangelo Michele. Vai, Francesca. Grazie. Irvana Cassiani, 16.09.63. Irvana Cassiani, vediamo cosa arriva. Ecco per te, Ivana. E c'è l'Arcangelo Michele che ti dice che ti sta facendo ricevere un'idea meravigliosa. Mi raccomando, se ci sono degli ostacoli, vai avanti, cioè, fai in modo che quest'idea comunque la porti avanti con soddisfazione, perché ci sono dei, qua mi dice l'Arcangelo Michele, il tuo problema è quello più che altro di comunicare al meglio quest'idea, quindi non farti bloccare, quindi risolvi questi problemi di comunicazione. Ci sarà per te entro la fine del 2021 un lieto fine dove tutto si chiude, quindi ci sarà qualcosa di rinascita, proprio rinascita. Wow, qua c'è proprio l'aiuto costante dell'Arcangelo Michele dove ti protegge e ti guida, soprattutto in questa situazione dove tu ti trovi in questo momento. Quindi chiedi l'aiuto, tre carte che parlano tutte e tre dell'Arcangelo Michele. Più chiaro di così, quindi è il tuo arcangelo proprio che ti sostiene, ti guida e ti aiuta in questo cammino. Allora, Maria Rosa Scarpellini, innanzitutto non è che ti abbiamo saltato perché ce l'abbiamo con te, questo già l'ho detto anche prima. Probabilmente la modalità con voi vedete i messaggi in maniera diversa da come la vediamo noi. Adesso ti vedo e ti leggo, ti porto volentieri un messaggio, però non è che ti continuiamo a saltare perché non è nostra intenzione. Per quale motivo lo dovremmo fare? Non c'è motivo, no? Quindi c'è l'Arcangelo Raziel che arriva al tuo fianco e ti dice: riprendi il tuo posto nel mondo, riprendi il tuo potere, ritrova la tua determinazione, perché è arrivato il momento che tu manifesti il tuo sentire. Hai bisogno di riportare la felicità, la serenità nella tua vita. E Raziel ti aiuterà, Raziel è il grande maestro, ti aiuterà a fare questo. Ma è importante che tu cominci a filtrare meglio i tuoi pensieri, perché noi siamo quello che pensiamo e noi attiriamo a noi quello che pensiamo. È importante, proprio secondo la legge di attrazione, che i nostri pensieri siano dei pensieri felici, dei pensieri gioiosi, dei pensieri armonici. Questo ti permetterà appunto di far ritornare la gioia nella tua vita. Sei una persona che sta molto con i piedi per terra e questo ti fa onore e soprattutto ti fa bene perché ti permette di avere un buon radicamento a terra. Però, anche se stai con i piedi per terra, hai bisogno di leggerezza. Quindi ascolta la musica, porta la danza nella tua vita, porta l'armonia nella tua vita. L'Arcangelo Raziel ti aiuta a fare tutto questo. Grazie. Allora, Thomas, 10.10.75, vediamo cosa arriva anche per te, Thomas. 10.10.75, wow, volano anche le carte qua. Sei una persona che ha bisogno di essere coccolato, coccolato, pulito, come se fosse un bambino. E qua mi dice proprio, è importante che tu dai anche queste coccole al tuo bambino interiore. Non so se tu hai un bambino da pulire, ma questo ti porta
a ricevere uno scambio di amore, di coccole, quindi una bellissima cosa, eh? Allora, vediamo cosa arriva ancora per te, Thomas. Ecco, mi dice che potrai portare avanti le tue passioni, sarai molto ispirato e avrai anche la possibilità di fare delle cose veramente belle che ti meraviglierai da solo, eh? E soprattutto mi dice che ci saranno delle rivelazioni importanti riguardo alla crescita spirituale, che tu sei una luce per gli altri e che riceverai molte risposte. Non so se tu mediti, ma se non lo fai, fallo perché queste risposte ti arriveranno proprio con la meditazione. Grazie. Allora, Michelle Skyline, ecco un messaggio in arrivo per te, che arriva direttamente dai tuoi angeli custodi. Arrivano ben due carte che ti dicono: noi ti continuiamo ad inviare dei segnali molto forti sul tuo percorso per farti sentire la nostra presenza. Magari, non lo so, vedi cuori, trovi monetine, piume. Loro si manifestano in tanti modi. Sussurrano, presta attenzione a questi particolari, le monetine sono altro simbolo, le farfalle. Controlla intorno a te cosa accade, i segni che continuano a lasciare, perché? Perché loro vogliono farti sapere che non sei sola e che ti portano la conferma alle tue preghiere che costantemente fai ai tuoi angeli. E loro ti dicono, loro ti portano tutto il calore di cui hai bisogno. Si avvicinano a te sempre molto lentamente. Ogni volta che tu li chiami, li puoi sentire vibrare nel tuo cuore. Loro trasmettono tutta la forza di cui hai bisogno. Ti sussurrano costantemente all'orecchio. Quindi presta più attenzione, porta più allegria nella tua vita e vedrai che c'è una fase di rinascita importante che sta arrivando nella tua vita. La tua routine è come se tu dovessi cambiare qualcosa per portare più magia nella tua vita, cambiare la tua routine, mi dicono, perché loro te li mandano i messaggi, però se tu non attui i piccoli cambiamenti, se non fai dei piccoli passi, non puoi dare il via a tutto quello che loro ti stanno inviando. Grazie. Allora, facciamo l'ultima, poi facciamo magari diamo altri messaggi perché sono quasi le Sì, 20 fai tu e l'ultima e poi dopo cominciamo, facciamo una di gruppo, no? Due messaggi di gruppo, come tutti così insieme. se sono rimaste altre persone, almeno contentiamo tutte quante. Sì, Allora, vai. Liberty Michele, 17:11:68, Liberty Michele. L'ho fatta adesso. Adesso? Michelle, sì, l'ho fatta adesso. E allora niente, allora facciamo che diamo il messaggio a tutti quanti e via. Sì, Bene? sì, sì. Ok, basta, appunto. Vai tu o vado io? Prima. Allora, per tutti noi, per tutti quanti che sono ancora in ascolto, un messaggio dagli arcangeli. Pensate attentamente a una domanda, vediamo cosa arriva. Che cosa vi propongono gli arcangeli e che cosa ci vogliono comunicare. Vediamo. Ok. Siamo. L'arcangelo Gabriele ci dice che abbiamo fatto un ottimo lavoro e che stiamo facendo un ottimo lavoro. Si congratula con noi. E ci saranno altri progetti, quindi altre possibilità di dare il meglio di noi stesse quando noi veramente ci fidiamo delle nostre capacità. Quindi ci possono essere delle premi, borse di studio, promozioni,
qualcosa di veramente speciale, continua a uscire l'Arcangelo Gabriele, e che ci saranno delle comunicazioni importanti dove ci saranno dei risultati improvvisi e immediati. Grandi attività, wow! Quindi qua ci dice possiamo dare il meglio di noi stesse attraverso l'insegnamento oppure anche imparare ancora tante cose, avere tante belle idee e poi insegnarle agli altri. Bellissimo. Grazie, Grazie, grazie. grazie, grazie. E Vediamo cosa adesso arriva. mi arriva subito un altro. Fate un respiro profondo. Invece con me non avete aspettative. Arriverà un messaggio direttamente a qualcuno, a più persone, a uno. Facciamo scegliere gli angeli. Tanto lo sentirete vibrare, come dico sempre, e arriverà direttamente laddove deve arrivare. Quindi un respiro profondo. E vediamo un po' che cosa ci dicono gli angeli e dove arriva questo messaggio. Gli angeli ci sono grati per il nostro atteggiamento, per il nostro comportamento. Il successo è vicino, ci dicono. Finalmente anche la situazione economica si comincia a ristabilire. Rilassati, vatti a prendere un aperitivo, vatti a prendere un caffè con le amiche, vai in un bar. Non stare lì a pensare alla tua situazione economica, perché questa presto si sistemerà. Anche la tua vita familiare riprenderà a gioire così come era una volta, ritornerà la serenità e sarà sempre più appagante. Tutti i tuoi piani stanno andando nel migliore dei modi, devi stare tranquilla, dicono ancora, perché il successo professionale, il successo economico sta arrivando nella tua vita. E ancora una volta, come prima, esprimi un desiderio, perché questo desiderio si avvera. Gli angeli ci vogliono fare questo regalo, cioè i brividi, e i tuoi sogni diventeranno realtà e finalmente arriverà tanta serenità nella tua vita. Sicuramente una serenità economica, quella che ci auguriamo tanto. Credo che molti di noi hanno questo problema, visto che è un anno e mezzo che insomma si barcolla un po' a livello lavorativo e gli angeli magari ci vogliono rassicurare. Poi questo messaggio tra l'altro arriva su tre carte, due sono di Ariel e Ariel è proprio l'arcangelo che protegge la situazione economica lavorativa, quindi tutto si rafforza. Quindi siamo tutti tranquilli. Perché sicuramente la situazione economica pratica, che anche quella è importante, perché è vero, bisogna essere connessi, bisogna essere spirituali, però bisogna vivere in questa dimensione e bisogna vivere nel migliore dei modi. Quindi grazie angeli Grazie, e grazie Angeli, grazie a tutti. Bellissimo, grazie. grazie Katia, Grazie, grazie. è stato un piacere lavorare con te, Anche Paola. per Congediamo gli arcangeli, li ringraziamo per essere stati con noi, per averci fatto fare da canale, un canale stasera molto attivo perché sono arrivate tante vibrazioni. Io ringrazio Bruno Gröning che ha spinto tanto affinché mandassi questo messaggio che ancora lo sento vibrare dentro. Ringrazio la figlia di Francesca che mi ha usato come canale per portare un messaggio importante alla mamma, pure quello è stato un grande regalo. Stasera è stata una serata piena di regali e gli arcangeli si sono manifestati molto, sia attraverso di me che attraverso di Paola. E quindi vi ringraziamo e alla prossima volta. Adesso non lo sappiamo quando sarà la prossima volta, però insomma rimanete in ascolto perché ci saranno delle novità. Grazie a tutti e buona serata. Grazie Paola, adesso credo che sia Anna Maria dopo di noi e quindi con quello che Guardatela perché è veramente meravigliosa. ho detto. Ciao, Sì, ciao, ciao, ciao. Buona ciao, ciao, ciao a tutti, ciao. giornata. Grazie a tutti.